Ciao, ciao a tutte, benvenute sul mio canale. Video fresco perché c'è bisogno di un po' di freschezza, visto che questi giorni sembriamo nel Sahara. Non so da voi come siete messi, ma qui è veramente, veramente la tragedia, ragazze. Proprio, ma neanche le temperature, proprio un caldo, un cielo nuvoloso, una cappa di umidità pazzesca, non si respira. Ovunque siate, fate fatica veramente a respirare, quindi stiamo vivendo il più possibile con l'aria condizionata accesa, che mio marito finalmente ha sistemato, quindi oggi non ho il ventilatore puntato addosso. Io cerco di accendere l'aria condizionata il meno possibile. Ci sono persone che la tengono accesa tutto il giorno e tutta la notte. Io non riesco perché mi viene mal di testa, soprattutto tutta la notte, non riuscirei mai a farlo. L'accendo proprio quando sono al limite. Vi assicuro che questi giorni il limite è arrivato, perché è veramente, veramente soffocante quasi. Quindi parliamo di gelati, parliamo di cose fresche perché ne abbiamo bisogno, buone anche. Chi mi segue da un po' sa che io non sono una mangiatrice compulsiva di gelati. Il mangiatore di gelati in casa è mio marito. Io devo essere sincera, negli ultimi anni ho faticato parecchio a trovare un gelato che mi piacesse, e quindi alla fine lascio perdere, cado sempre sui ghiaccioli, che insomma hanno poche pretese, e li prendo un po' ovunque. Li prendo alla Conad, li prendo all'Eurospin, li prendo un po' ovunque perché sono rinfrescanti. Quelli al limone, quelli all'arancia sono i miei preferiti, quelli alla menta no. Ci sono ancora in freezer quelli dell'anno scorso alla menta perché nessuno li mangia. Non mettete i ghiaccioli alla... poi mettono una scatola di ghiaccioli, due al limone, due all'arancia, due alla Coca-Cola, cinque alla menta. Ma perché, raga? Ma perché? Perché? Chi li mangia? Ditemi chi mangia ghiaccioli alla menta. Io lo voglio sapere, perché tutte le persone che conosco e che invito anche a casa, ogni tanto cerco di sbolognare questi ghiaccioli alla menta, nessuno piace il ghiaccio alla menta. Allora io voglio sapere a chi piace il ghiacciolo alla menta, perché veramente non se ne può. Va bene, stop. Parliamo di gelati nuovi, di novità, e parliamo di riconferme, quindi di gelati che già conoscevamo, e anche quest'anno riconfermiamo la nostra, insomma, la nostra recensione positiva. Quest'anno sono stata presa per la gola, perché essendo io una golosa, sono venuti fuori dei gelati veramente, veramente golosi, a cui non ho saputo dire di no, nel senso che dovevo assolutamente assaggiarli, perché erano soprattutto due, ora ve li faccio vedere, dei gelati che provenivano da dei biscotti che mi piacciono moltissimo, quindi la curiosità era veramente tantissima. Me ne sono rimasti due da assaggiare ancora, poi magari... Ora siamo solo a fine giugno, magari tra un mesetto ne facciamo un altro con gli altri che magari riusciremo a testare. I primi che ho assaggiato sono stati loro, i gelati della Loacker. Ce ne sono tre tipi: c'è questo rosso che è Napolitaner, quello bianco che è vaniglia, e poi c'è quello tortina. Sapete le tortine della Loacker ricoperte di cioccolato? Mamma mia, mi fanno impazzire. Quello non l'ho ancora assaggiato. Neanche quello alla vaniglia, ma quello alla vaniglia è stata una scelta non assaggiarlo. Ho voluto provare loro perché i wafer Napolitaner sono i miei wafer preferiti in assoluto nella storia dei wafer. Non c'è, non esiste un wafer alla nocciola più buono del wafer Napolitaner, diciamolo. No, no, non esiste. Ci possono essere dei wafer alla nocciola buoni, mangiabili, ma i wafer Napolitaner sono unici. Quindi insomma, appena li ho visti, e questo sarà stato tipo aprile che li ho visti per la prima volta, sono impazzita. Ho detto li devo assolutamente provare, perché insomma io i wafer Napolitaner, se me ne comprate un pacco, me lo mangio intero, ma proprio così. Il tempo insomma di farmi il segno della croce, li mangio tutti perché mi fanno impazzire, infatti non li compro mai. Per me sono stati un no, credo che sia l'unico gelato super super bocciato purtroppo. All'interno ci sono quattro confezioni con due biscotti, non sono grandissimi ma neanche piccolissimi, in ogni confezione costano all'incirca sui 4 euro.
4 euro e qualcosa, dipende dai supermercati. Per me sono un no perché? Per due motivi. Il primo motivo è che non sanno assolutamente di wafer napolitaner, ma proprio neanche lontanamente. Il secondo motivo è che questo gelato alla nocciola e al cacao cremoso che dovrebbe avere all'interno per me era completamente in sapore, non aveva neanche sapore di nocciola e cacao. L'ho mangiato 2 volte in 2 giorni separati. Ci sono 2 biscotti all'interno, ve l'ho detto, quindi insomma uno o lo dividete con qualcuno a cui piace, oppure lo potete lasciare nella bustina, lo rimettete in freezer. E quindi li ho mangiati in 2 volte proprio perché volevo capire. Entrambe le volte per me sono state un no, per me è proprio bocciatissimo. Mi dispiace perché quando l'ho visto avevo tipo gli occhi a cuoricino. Ho sentito pareri contrastanti su questo gelato. A qualcuno è piaciuto tantissimo, a qualcuno l'ha bocciato assolutamente. Ahimè, io sono tra quelli che lo bocciano. Anche mio marito mi ha detto la stessa cosa, non ha assolutamente sapore di nulla. Quindi ragazze, fatemi sapere se l'avete provato, che cosa ne pensate voi. Poi prossimamente, per curiosità, vorrò provare anche quello tortina, ma se i presupposti sono questi, un po' lo temo. Altra novità, che anche questa quando l'ho vista, ahimè, sono impazzita, sono loro, i gelati Baiocchi. I gelati Baiocchi non potevo assolutamente non assaggiarli perché i Baiocchi sono stati tra i miei biscotti preferiti quando mi potevo permettere di mangiare pacchi interi di Baiocchi, ecco, circa fino a 15 anni fa, no, fino a 10 anni fa, erano proprio la mia coccola. I biscotti, i Baiocchi pucciati nel tè, erano proprio la mia coccola per eccellenza, proprio di un buono pazzesco. Quindi quando li ho visti, ovviamente ho detto devo assaggiarli. All'interno, esattamente come quelli della Low Hacker, ci sono 4 pacchetti con dentro 2 biscotti ciascuno. So che sono presenti anche nei bar e so che nel bar è un solo biscotto, però più grande. Questi mi sono piaciuti, non mi hanno fatto particolarmente impazzire, nel senso non sono stati uno di quei gelati che ah, ne voglio subito un altro. No, però sono buoni. Sanno di Baiocchi, non eccessivamente, però sanno di Baiocchi. Il gelato cremoso all'interno col cacao e la nocciola è veramente buonissimo. Il biscotto è buonissimo. Quindi loro per me sono assolutamente promossi. Questi costano un po' di più, costano sui 5 euro, più di 5 euro. Io li ho presi in offerta perché ragazzi, i prezzi dei gelati sono lievitati in una maniera pazzesca quest'anno, anche di tutti gli altri, insomma, che poi vi farò vedere che già conoscevo. Bah, vabbè, lasciamo perdere. Sorvoliamo su questa cosa. Loro sono super promossi. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se li avete già assaggiati, se non li avete provati, secondo me meritano di essere assaggiati almeno una volta. Altra novità sono loro. L'anno scorso abbiamo visto nascere i gelati Raffaello e Ferrero Rocher, ve ne ho parlato in un video dell'anno scorso. Quest'anno sono nati loro, i gelati Pocket Coffee, che io non ho assaggiato perché io non amo i Pocket Coffee e non amo i gelati al caffè. Quindi questa recensione è solo ed esclusivamente di mio marito, che dice testuali parole. Questa è stata la sua prima recensione quando gli ho chiesto allora come sono, perché insomma ero curiosa di sapere come erano anche per poterlo dire a voi. Intanto ha storto la faccia quando ha visto la grandezza, perché qua c'è scritto tra l'altro che sono 4 mini Pocket Coffee, sono veramente piccolissimi, ma anche Ferrero Rocher e il Raffaello dell'anno scorso erano veramente piccolissimi. Questi secondo me ancora di più, sono proprio, sapete quelle scatole che vendono, no? Mini Magnum, mini, ecco, la grandezza è quella. La grandezza è quella. Qui dice che è un gelato al caffè, variegato al caffè, ricoperto di cioccolato al latte e pepite al caffè. Lui ha detto che sono buoni, ma non lo fanno impazzire. Ecco, nella sua classifica dei gelati della Ferrero, il Raffaello rimangono tra i più buoni che ha assaggiato. Quindi questa è la sua recensione, ovviamente la sua opinione in base ai suoi gusti. Io non vi posso dire la mia perché a me, ahimè, non piace
capisce, quindi questa volta non posso, non l'ho assaggiato. Fatemi sapere se li avete provati, che cosa ne pensate voi. All'interno ce ne sono 4, costano dappertutto sui 3,99 euro. Io li ho presi in offerta perché avevo un buono di 1 euro del supermercato da poter spendere tra Raffaello, Ferrero Rocher o Poké Coffee, e li ho speso per questo, quindi li ho pagati 2,99 euro. 2,99 euro ci sta per quanto sono piccoli. 3,99 euro secondo me inizia ad essere un prezzo eccessivo, perché sono 4 e sono veramente mini. Però è una novità e secondo me vale la pena assaggiarlo. Altra cosa che è una novità, ed è una novità della Lidl, sono questi biscotti. Questo è l'anno dei biscotti. Questi biscotti, questi che ho preso io, sono gelato al gusto di cioccolato, vaniglia, con salsa al gusto di cioccolato e cioccolato fondente a pezzetti racchiusi tra biscotti. Eccoli qua, sono questi. Se non sbaglio ci sono 3 tipologie. Una è tutto cioccolato, non me ne ricordo adesso esattamente. Questo è un buon gelato, è molto goloso. Il cioccolato si sente, è buono, è molto presente. All'interno ce ne sono 4. Non sono grandissimi, comunque hanno una grandezza normale, costano 2,19 euro. Secondo me vale la pena assaggiarli perché sono buoni, insomma, è uno snack buono per voi, una merenda per i vostri bimbi, insomma, meritano. A me non sono dispiaciuti, devo dire. Come non mi sono dispiaciuti questi maxi secco al pistacchio della linea Lettere dall'Italia di MD. Io non so se questi sono una novità oppure erano presenti già l'anno scorso, io non li avevo mai visti. Li ho beccati in offerta a 1,99 euro, a prezzo pieno costano all'incirca 2 euro, 2,29 euro, 2,39 euro, insomma qualcosa del genere. Ce ne sono 3 all'interno, ma sono belli grandi, non sono piccolini come i Poké Coffee. A me questo gelato è piaciuto molto. Sapete che io sono un amante del pistacchio, e ho letto veramente delle recensioni negative su questo gelato, di persone che dicevano che il pistacchio era impercettibile. Allora, qui parla di gelato al gusto vaniglia con variegatura al pistacchio, copertura di cioccolato bianco al pistacchio e granella di pistacchi e biscotti. A me invece è piaciuto e io il pistacchio l'ho sentito e io sono una fanatica del pistacchio, quindi insomma, lo direi se, non l'avessi sentito. Non è predominante, però si sente, e poi nel complesso è un buon gelato, quindi secco per me assolutamente promosso. C'è anche la variante al caramello che mi sono ripromessa di comprare magari più in là, perché io ne mangio uno alla settimana, mi coccolo una volta alla settimana. E quindi insomma, ora queste le sto accumulando da un po', ma c'è ancora il freezer pieno. No, questi no, perché li ho comprati tipo 2 mesi fa, però in freezer ci sono ancora i Poké Coffee, ci sono ancora Baiocchi, ci sono, perché poi li compro, li lascio in freezer, e quando poi vado a comprare la scatola dei famosi ghiaccioli, io e mio marito andiamo sempre a beccare il ghiacciolo, perché tutti e due comunque siamo appassionati di ghiaccioli, tranne quelli alla menta, e questi rimangono sempre lì per quei giorni in cui magari hai voglia di qualcosa di più. Fatemi sapere se li avete provati, perché secondo me sono buonissimi questi stecchi. E poi ripeto, sono anche belli grandi, danno anche una bella soddisfazione. E l'aria condizionata l'ho accesa, ma da qui che, insomma, prima che rinfreschi, non è poi così facile. Sono rimasta piacevolmente stupita invece da loro. Loro li ho presi alla Lidl perché erano in offerta, non li stavo cercando, erano in offerta a 2,19 euro, se non ricordo male, e mi sono detta: ma sì, non ho mai provato un gelato della Valsoia, se che ce li compro. Sono naturalmente senza lattosio e senza glutine, sono 3 stecchi ricoperti al cioccolato 100% vegetali e sono buonissimi. Non ci avrei scommesso un centesimo, invece mi hanno stupito. Sono grandi, proprio grandi, buoni. La copertura di cioccolato fondente è buonissima, veramente, veramente buonissima. Si sente proprio il sapore del cioccolato, mi è piaciuto tantissimo. Ora volevo vedere la percentuale, ma non la vedo. Vabbè,
volevo vedere la percentuale del cioccolato, è proprio buono, è proprio un buon gelato. Tra l'altro questa cosa che è senza lattosio e senza glutine, per me sono dei valori aggiunti. Sapete che mio figlio è celiaco, quindi insomma quando ci sono queste cose sono anche buone, che sono sia senza lattosio che senza glutine, per me sono assolutamente dei valori aggiunti per rispetto alle persone che hanno insomma delle intolleranze e cose varie. Quindi promossissimi. Ora mi sono ripromessa, quando li becco un'offerta, perché anche questi costano, di provare anche altri gelati della Valsoia, perché mi hanno veramente veramente incuriosito. Fatemi sapere la vostra anche su questi. Poi ci sono loro, questi ve li ho fatti vedere da poco in uno svuota la spesa di MD. Li ho presi perché mio figlio gli è venuta voglia di riassaggiare. Lui non mangia gelati perché non gli piacciono le cose troppo fredde, ma gli è venuta voglia di riprovare ad assaggiare un gelato biscotto, e quindi li ho preso questi all'MD. Abbiamo appurato che a lui non piacciono i gelati. Lui non può mangiare i gelati perché le cose troppo fredde non gli piacciono, gli danno fastidio, insomma, tutta una serie di cose. Quindi, appurato questo, sono ancora in freezer, tra l'altro. Sono 4 biscotti al cacao con gelato alla panna all'interno. Per me sono un no. Un grandissimo no, anche per mio marito sono un grandissimo no. Il gelato alla panna all'interno non è neanche male, ma il biscotto non ci è piaciuto assolutamente. L'abbiamo trovato proprio, non so neanche come dirvi, era farinoso, non so, ma a noi non è piaciuto. Avevamo già bocciato quelli di Eurospin, ahimè, devo bocciare anche questi perché assolutamente non mi piacciono. Sapete che io sono sempre alla ricerca di prodotti senza glutine, però devono essere buoni, veramente buoni, perché chi li mangia deve veramente mangiare qualcosa di buono, perché essere celiaci non significa doversi accontentare nella maniera più assoluta, specialmente nel 2022. Ecco, 20 anni fa lo potevo capire, nel 2022 no. Quindi per me bocciatissimi questi senza glutine, sia questi, avevo già bocciato quelli di Eurospin. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se li avete già assaggiati, se della stessa linea ci sono anche i cornetti alla panna, magari più in là li proveremo. E stop, ho detto la mia anche su questi. Una riconferma sono questi per mio marito, questi tartufi bianchi della Dolciando che trovate all'Eurospin. Tartufo gelato al gusto fior di latte con cuore di gelato al gusto caffè e granella di meringa bianca. Questi per lui sono i tartufi bianchi più buoni di tutti quelli che ha assaggiato. Spesso all'Eurospin li mettevano, non so se li metteranno ancora, ma li mettevano in offerta a 99 centesimi. All'interno ce ne sono due. C'è anche il tartufo nero classico, che io non compro mai perché altrimenti me lo mangio tutto. Anche quello è buonissimo, però. Quindi questi sono una di quelle riconferme assolutamente promossi. Per ultimo, una grande riconferma, anzi, per ultimi, quando prima vi dicevo sono anni che non trovo più dei gelati, ecco, dall'anno scorso ho scoperto che esistono dei gelati veramente buoni. Questi per me sono i gelati più buoni degli ultimi 10 anni. Sottolineo il per me, e sono i Groovy. Groovy, Groovy, io non capisco mai perché qua sembra ci sia un accento, invece poi se andate a leggere dietro c'è scritto Groovy. Comunque sono loro della Samontana. Ragazzi, per me sono i gelati più buoni in assoluto. Sono quei gelati che ti viene voglia di dire ne voglio un altro subito. Ecco, sono deleteri sotto questo punto di vista, ma sono veramente buonissimi. Tra l'altro, la particolarità di questi gelati è che non si ghiacciano mai, rimangono sempre morbidi. Quindi, appena li togliete dal freezer, sono già pronti per essere mangiati. Sono morbidini, sono buonissimi, sono di un buono pazzesco. Ci sono svariati gusti. Questi in assoluto i miei preferiti, questa stracciatella mai vista, e vi assicuro che non l'avete mai vista perché questa è una goduria pazzesca, ragazzi, è una goduria pazzesca. E questo pistacchio sincero che di sincero non ha nulla, perché è di un buono che ti vuoi mangiare tutti e quattro gli stecchi che sono dentro la scatola. Quindi è più che sincero, è maledetto pistacchio. Sono di un buono tremendo. C'è anche quello al croccantino,
Ci sono svariati gusti, anche quello al lampone, se non ricordo male. Il prezzo si aggira intorno ai 4 euro, ma li beccate spesso in offerta. Io questi, ad esempio, li avevo presi a 1,80 euro in offerta, se non ricordo male. Questi a 2,50 euro, forse qualcosa del genere. Quindi, insomma, meritano. Groovy è lo secco samontana dal carattere ruvido, dal cuore morbido. Questo c'è scritto nella scatola, la descrizione della scatola. Questo pistacchio sincero dice copertura con granella croccante di pistacchi e biscotti, cremoso interno al gusto di vaniglia e avvolgente variegatura al pistacchio. La sentite la salivazione che vi manca? E di questo la stracciatella invece dice croccante copertura al cioccolato con granella di biscotti, cremoso interno al gusto di vaniglia con scagliette di cioccolato e avvolgente variegatura al cioccolato. E buon godimento a tutte voi. Quindi loro sono una riconferma, ma super, super, super riconferma. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi, perché sono curiosissima di sapere se anche per voi questi sono super goduriosi. Ho finito, voleva essere un video veloce, invece, insomma, anche oggi 21 minuti, però vi ho parlato di diversi gelati. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se avete già assaggiato questi gelati, se vi sono piaciuti, se li bocciate come ho fatto io con qualcuno. Grazie se siete arrivati fino a qui. Grazie adesso e sempre a tutte le persone che mi seguono. Grazie a tutte quelle che si stanno iscrivendo e che mi stanno dando fiducia. Siete veramente la mia coccola del cuore. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo prestissimo.